Io passerei la parola immediatamente a Pio De Miglia di Sky TG24, un giornalista che sicuramente abbiamo apprezzato per essere in prima linea, per essere nei luoghi importanti e anche nei momenti giusti. Pio, sei O stato da. ingiusti. Nei momenti anche importanti, sei stato dall'Ungheria alle isole greche, hai seguito i migranti lungo la rotta dei Balcani, addirittura fino alla meta desiderata. Alcuni di loro sono arrivati in Germania, sei stato nel nord Europa, insomma, hai comunque seguito passo dopo passo, diciamo che hai camminato a fianco dei migranti per tutti questi mesi. Ecco, volevamo un attimo con te riprendere appunto alcuni momenti salienti, alcune storie particolari che hai raccolto, insomma, cioè riprendere queste fasi, visto che in questo momento appunto il flusso non si è fermato, perché di fatto insomma ci sono altre vie, molto probabilmente si apriranno, però sicuramente è stato interrotto. Non abbiamo più questo flusso di persone massificato. In qualche modo i migranti sono ritornati nell'invisibilità. Ma sì, un'invisibilità surrettizia, effimera, perché in realtà, come penso che ognuno di noi si sia reso conto, mi fa piacere che qui siamo tra persone dove il nostro contributo è molto relativo, perché penso che siamo tutti sulla stessa sintonia. Questi dibattiti dovrebbero essere fatti in ben altri luoghi, diciamo, no? Si sa che qui la pensiamo in un certo modo, allo stesso modo, però non è affatto concluso, perché qui siamo di fronte. Io ho visto con i miei occhi i primi giorni quando hanno aperto la frontiera con la Macedonia, la prima volta, lo so, quando era in agosto, mi sembra, e mi sono subito reso conto, un po' per l'esperienza di 30 anni agli affronti vari, che si trattava di un fenomeno di proporzioni bibliche, di proporzioni inimmaginabili. E il problema è che magari il popolo italiano, serbo, ungherese più o meno se ne rende conto, ma ancora non se ne sono resi conto ai vertici, e quindi continuano a tappezzare, a cercare di tappare, di trovare delle soluzioni temporanee, come questo accordo per esempio con la Turchia, che è assolutamente ignobile, illegittimo e anche abbastanza disgustoso dal punto di vista dei diritti umani, perché non si vede perché un paese come la Turchia debba essere, in questo momento, un paese come la Turchia debba essere rispettato e insignito di una capacità contrattuale tra stati, diciamo. Comunque, detto ciò, la cosa più importante che volevo dirvi dal punto di vista umano è che, come diceva appunto prima Stefano, al di là della copertura delle notizie che noi giornalisti dobbiamo dare, penso che noi di Sky TG24 l'abbiamo fatto in maniera molto continua, coerente e penso anche efficace. Poi c'è il lato umano, e cioè c'è il fatto che bene o male tu stai a camminare con questa gente, conosci queste persone e ne diventi amico. Ecco, questo a me è capitato più di una volta, infatti stavo dicendo poco fa a, come ti chiami, Federico, che sono molto preoccupato per molti che stavano ai domeni e che ho cercato di contattare tramite WhatsApp e non mi rispondono più, quindi boh, saranno tra gli scomparsi, saranno tra quelli che gli si è scaricata la batteria, speriamo, insomma. C'è anche quello da dire. Se non hanno una doccia, magari non possono più caricare come facevano ai domeni, no? Estemporaneamente. Ma altri invece ce l'hanno fatta. A Roma diciamo gli hanno fatta, no? E di questi appunto volevo, non so se potete far passare le immagini di c'è una persona magari senza l'audio, così io ci posso parlare sopra, però magari lo vedono. Io appena arrivato a Belgrado, i primi giorni in agosto, ho conosciuto una sera questa famiglia di siriani, una famiglia tipica barra tipica, E tipica forse è perché non vero. sono poche le famiglie benestanti che trovate su questa rotta, atipica perché appunto non dovrebbe stare su una rotta del genere.
Lui è un insegnante universitario, lei è una figlia di un diplomatico palestinese al suo terzo esodo, scappata prima dalla Palestina, poi è andata in Iraq e poi dall'Iraq era andata in Siria, e con due figliolette piccoline. Non vi dico poi vari problemi che abbiamo avuto per mandare in onda le bambine, perché come sapete c'è la carta di Treviso che impedisce di far vedere i volti dei bambini, dei minori, diciamo, no? Cosa abbastanza assurda, come al solito potremmo aprire un intero un capitolo su questa storia, che un conto è intervistare col microfono in bocca la figlia di un pedofilo e chiedergli che ne pensa del padre e un'altra è far vedere questi bambini che hanno evidentemente l'autorizzazione anche dei genitori. Però detto ciò, io mi sono subito affezionato a questa famiglia e ho deciso di seguirli, quindi abbiamo fatto ore e ore di cammino assieme, lo salutiamo, abbiamo preso il treno, abbiamo passato il confine insieme illegalmente quando ancora era possibile tra Serbia e Ungheria, dopodiché loro, avendo appunto i soldi, si sono presi un bel taxi, sono andati fino a Budapest, noi ci siamo dati appuntamento a Budapest perché noi dovevamo tornare invece, rifarci il confine di notte, alle 2 di notte, perché avevamo lasciato la macchina in Serbia. Con le proteste legittime del mio cameraman che diceva ma sono le 2 di notte, ma che cazzo, torniamo. E vabbè, e dopo siamo, una volta arrivati a Budapest, ci siamo rincontrati, ecco queste sono le scene, e lì proprio non ce l'ho fatta a mantenere il cosiddetto status, cioè di non prendersi rischi e compagnia bella, quindi ovviamente senza dire nulla o comunque nulla ufficialmente all'attestato ho preso la mia macchina e li ho portati io in Austria, e una volta arrivati a Vienna ho detto ma sai, siamo arrivati a Vienna, tanto vale andare fino in Germania, insomma era questione di un'oretta. Era ancora un momento in cui le frontiere erano chiuse via terra, però via macchina sull'autostrada con una targa diciamo straniera si passava, non facevano i controlli, quindi non è che abbiamo rischiato molto. Poi una volta arrivati a Monaco li abbiamo messi su un treno, io ho fatto un 20 minuti con loro fino alla prima stazione, tanto per essere sicuri che il controllore non li cacciasse, poi ho ripreso la macchina e sono tornato indietro, e la più bella soddisfazione è stato che a distanza di qualche mese, a dicembre, Manbar mi ha chiamato, tanto mi ha dato la notizia che era, la moglie era incinta e quindi evidentemente erano riusciti anche a trovare il tempo durante la traversata, il figlio dovrebbe nascere adesso a luglio, e soprattutto che era arrivato a Kiel, dove il governo tedesco gli aveva dato una casa, gli aveva trovato un lavoro a lui, la scuola per la moglie, per le figlie e 300, i famosi 300 euro al mese. Ecco, queste, a me ho voluto insistere con Sky di mandare in onda più volte questo servizio, perché al di là di tutte le cose terribili, disastrose, catastrofiche, di sofferenze, di narrazioni varie, penso sia anche importante far vedere, non tanto a loro perché loro non se lo vedono, ma a noi, far vedere che ce la si può fare, e quindi dare forza a tutti noi della stampa, ma anche a voi volontari, a tutti coloro che si sono mobilitati per contrastare l'era dell'indifferenza in cui eravamo un po' tutti piombati, ad andare avanti e cercare, come hanno fatto loro di Over the Fortress, ma tantissimi altri, nel cercare di dare una mano, soprattutto monitorando e denunciando per quanto possibile tutte le violazioni di un'umanità di cui l'Europa, noi tutti, insomma io da ragazzino davo per acquisite tante cose che adesso oggi, voi siete più giovani ragazzi, quant'anne qualcuno, non so, penso di essere tra i più vecchietti qua, ma il modo con cui stiamo assuefandoci alla rapina dei diritti conquistati dai nostri padri e dai nostri nonni, veramente ragazzi svegliamoci, svegliatevi, io ormai sono abbastanza sveglio per quel che mi riguarda, ma io sono veramente preoccupato, da un lato contento quando vedo gente come voi, dall'altro veramente preoccupato quando la gente non reagisce ai soprusi, ai furti di diritti. Ragazzi, noi siamo in un paese dove nel giro di qualche anno è stato falciato via l'articolo 18, lo statuto dei lavoratori, insomma, non so quanti di voi ricordano George Orwell, ricordate George Orwell? Penso che molti di voi l'abbiano letto, però pochi hanno letto
cioè lui ha fatto tanti libri, tanti cose, però ricordate la almeno penso, penso sia solo la metafora della ragosta bollita, la ricordate? No, ve la racconto e poi smetto. Allora, se voi prendete una ragosta viva e la mettete nell'acqua bollente, quella si incazza e comincia a scodinzolare, a scarraffare, a fare tutto quanto e non finirà mai più in pentola e capace di mordere il naso, no? Se invece la mettete in un'acqua fredda o tiepida, mettete dentro e poi accendete il fuoco, quella è talmente tranquilla, felice, che si sciala pian pianino e crepa senza accorgersi. Cerchiamo, insomma, le decapitare.